Nel porto di Napoli questa nave, già di trasporto e ora equipaggiata con la più moderna attrezzatura, è sede provvisoria del Comando Forze Alleate in Europa Meridionale, affidato da Eisenhower all'ammiraglio Kearny, che ha come capi di Stato Maggiore, in mare e in terra, il contrammiraglio Stokes e il Maggior Generale Gavin. Essi accompagnano il comandante in capo nella stanza da lavoro, dove egli indica, sulla carta d'Europa, la loro zona di competenza. È compito di questi uomini, precisa Eisenhower nella lettera di nomina, organizzare la difesa in tempo di pace e dirigere le operazioni in caso di guerra. Noi abbiamo il dovere, sono parole di Kearny, di proteggere e salvaguardare la libertà.